uno dei luoghi comuni sul Giappone in cui ci si imbatte spesso è che i giapponesi sono freddi, falsi, e tutti i sorrisi sono solo una facciata per mascherare le loro vere emozioni. Ma ne siamo davvero sicuri? In questo video cercheremo di analizzare a fondo la questione. In Giappone, se per esempio inviti qualcuno al cinema, ma la persona non ha nessuna intenzione di andarci, per qualunque motivo, perché non vuole uscire con te, non gli piace il cinema o quel film, il concetto finale è che comunque al cinema non ci vuole andare, non ti dirà mai quel che pensa realmente. La risposta che ti darà probabilmente sarà un «Sì, vorrei andarci, però in questo periodo degli impegni». E qui entriamo nel punto della situazione, il rispetto. Il livello di rispetto nella società giapponese impone che non si creino attriti. È dovere di ciascun interlocutore far sì che la conversazione non crei imbarazzo o difficoltà negli altri, compresi eventuali ascoltatori casuali nei dintorni. Un italiano potrebbe semplicemente rispondere alla domanda che il film scelto non gli piace, ma questo per un giapponese suonerebbe rude. La persona che ha proposto il film in questione potrebbe sentirsi in imbarazzo per aver scelto un film non piacevole. Sì, per noi italiani la sincerità è una dote apprezzata, anche se a volte viene usata la parola sincerità semplicemente per coprire una pura e semplice maleducazione, una porta varcabile per poter lasciare sconfinare la propria voglia di insultare o criticare senza ritegno l'operato o la persona altrui, nascondendosi sotto una falsa aura di genuinità. Ma in Giappone prima di tutto viene il rispetto, e una white lie, dall'inglese una piccola bugia a fin di bene, per mantenere serena l'atmosfera e far sì che l'interlocutore si possa sentire a suo agio, è decisamente una pratica maggiormente apprezzata. Per questo spesso, se chiederei ad un giapponese cosa ne pensa degli italiani, sarà quasi impossibile sentirgli pronunciare parole di critica nella sua risposta. Saremmo divertenti, interessanti, allegri, una buona cultura culinaria e tanti altri pregi, ma difficilmente ti sentirai dire che però a volte in Giappone i turisti italiani non rispettano le regole sociali, sono rumorosi o sporcano senza rimorso le linde strade delle città giapponesi. Forse è anche per questo che in Giappone non vanno di moda i talk show dove la gente litiga. In Giappone la parola rispetto è kei. È una virtù e viene insegnata in famiglia, soprattutto dalla madre, utilizzando il padre come figura autoritaria a cui portare estremo rispetto. Anche nelle scuole è un elemento fondamentale dell'insegnamento, partendo dal rispetto degli studenti per gli insegnanti, che vengono accolti e salutati in aula attraverso un inchino di gruppo, ma anche attraverso la pratica della pulizia della scuola stessa, compito affidato agli studenti, a turno, per sviluppare in loro fin da subito il sentimento di rispetto per l'ambiente e delle proprietà, oltre che ai concetti come responsabilità e il bellissimo pensiero comune in Giappone, se non sporco, poi non dovrò pulire, che porta al risultato tanto acclamato della pulizia di cui il Giappone è assai noto. È ancora coltivato anno dopo anno nei diversi registri linguistici, come in italiano abbiamo il dare del tuo, del voi o ancora del lei, cosa che si porta avanti, quindi insita nel DNA dei giapponesi, nel mondo del lavoro fino ai lenti giorni dell'anziana età. Rispetto è la base della cultura dell'inchino, e l'inchino è forma del rispetto. Forse per noi non è semplice comprendere appieno il senso di rispetto giapponese, ed è facile scambiarlo per pura facciata, per codardia o freddezza, perché mostrare estremo rispetto spesso sembra un voler tenere le distanze. Speriamo di essere riusciti a far luce sulla questione, e un domani, se vi troverete a passeggiare per la terra del sollevante, spero potrete godere delle emozioni nel ricevere tutto questo rispetto.